Grazie Presidente. Intervento breve. Io credo che attraversiamo un momento importante nella nostra città. Si è insediato il primo consiglio metropolitano della città di Napoli, che dal 1 gennaio andrà a sostituire la provincia. Nei mesi scorsi da sindaco ho avuto parecchi incontri con il governo, all'ANCI, con l'UPI. Lupi, l'Unione delle Province Italiane, non Lupi, il ministro. E c'era stato un impegno serio del governo, un impegno serio a mettere risorse per questa riforma che definisco storica, la più importante dopo l'entrata in vigore delle regioni agli inizi degli anni 70. Ebbene, siamo ormai arrivati al 12 novembre 2014, quella riforma sta per cominciare la sua vita senza un euro. E allora di fronte a una situazione così complicata bisogna guardarsi negli occhi e capire come affrontare questa ennesima sfida. Schiacciati da un patto di stabilità, vedete, il Presidente del Consiglio a mio avviso è molto abile da un punto di vista retorico a ribaltare le situazioni. In questi giorni lui giustamente dice alla Commissione europea, che lui sostiene tra l'altro come governo italiano, di allentare il patto di stabilità. Io sottoscrivo questa. Io sottolineo questa, come dire, sottoscrivo questo appello che il Presidente del Consiglio fa, però io gliene lancio uno da Napoli. Comincia a allentare tu, caro Presidente del Consiglio, il patto di stabilità. Che vedete, noi dal 1 gennaio potremmo avere oltre 100 milioni di euro nelle casse della provincia e se guardiamo il bilancio che la provincia ha recentemente approvato, l'altro giorno, facendo anche sforzi enormi, a cui do atto, sapete che sta scritto per le scuole della nostra provincia dal 1 gennaio? Zero, zero, per il dissesto idrogeologico, per le strade e per quant'altro ancora. Allora, caro Presidente del Consiglio, comincia a fare un atto che non è coraggioso, è doveroso dal punto di vista morale, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista politico, incomincia a allentare il patto di stabilità, comincia ad allentarlo per il dissesto idrogeologico, così non ce la prenderemo con i sindaci del nostro territorio, con gli amministratori locali, dal nord al sud del nostro paese, quando accadrà una tragedia. Quindi io credo che il primo passo che bisogna fare è che tutte le forze politiche impegnate in questa sfida, ed è qui l'appello che si fa, guardate, io credo che noi dobbiamo rinnovare un forte patto innanzitutto con la nostra città. Io non credo che il governo ci dia risorse per la riforma della città metropolitana, ve la dico tutta. Io sono convinto, con la speranza di essere smentito, che il governo italiano non metterà un euro per la città metropolitana. Forse se riusciremo ad esercitare una pressione politica significativa potremmo avere un allentamento del patto di stabilità in zona Cesarini, sotto Natale o sotto Capodanno. E questo sarà compito di tutti noi, perché la città metropolitana non è solo del sindaco, che in quel caso non è eletto ma è indicato dal legislatore, ma è una sfida di tutti, è una sfida, come dire, del centro-sinistra, delle forze che sostengono questa esperienza della città di Napoli, che tra le città metropolitane è l'unica che non vede un sindaco, diciamo, credo siano tutti del PD, gli altri sindaci della città metropolitana, quindi l'unica esperienza diversa. Ma io credo che anche il centrodestra, anche la destra, tutti quelli che fanno parte della città metropolitana non si possono tirar fuori. Allora innanzitutto un patto con la città, perché io penso che i nostri interlocutori, coloro ai quali dobbiamo guardare, coloro ai quali dobbiamo offrire servizi migliori in un contesto che dal 1 gennaio rischia di essere drammatico, sono le nostre comunità, sono i nostri cittadini, sono la nostra forza e oserei dire il nostro partito probabilmente. Allora io mi auguro che ci sia uno spirito costruttivo, che ci sia innanzitutto un supporto e un apporto fondamentale della nostra maggioranza, che voglio nuovamente ringraziare, perché anche in questo momento difficile, in cui tutti ci volevano far cadere, diciamo tutti, intendo dire le forze politiche, diciamo, le maggiormente espressive, diciamo, non solo della nostra città ma del paese, voi avete fatto un ruolo fondamentale e ve ne sarò sempre grato, non come Luigi De Magistris ma come sindaco eletto nel maggio del 2011. Spero anche che questa maggioranza si possa consolidare, si possa rafforzare, possa trovare nuove energie costruttive, così come spero
che l'opposizione in modo leale possa avere una, possa svolgere una funzione costruttiva, una funzione leale, una funzione di responsabilità. Perché guardate, quello che sta per accadere da qui a qualche settimana è uno tsunami enorme. Noi dovremmo reggere partecipate di cui sinora non ce ne siamo occupati, c'è il tema dei rifiuti, c'è il tema delle strade, c'è il tema del CTP, del trasporto, del dissesto idrogeologico, delle scuole, insomma è una cosa enorme che in modo irresponsabile il governo sta affrontando, in modo secondo me assolutamente irresponsabile, così come irresponsabile, grave, inaccettabile dal punto di vista morale, istituzionale, giuridico è lo sblocca Italia. Io giusto una breve parentesi, perché oggi veramente non voglio fare in alcun modo polemica, anzi lo dico in modo veramente affettuoso, avendolo portato, diciamo, nella lista quando ci siamo candidati con Napoli e Tua a Carlo Iannello, che fa bene a stimolarci, criticarci, ovviamente ne ha perfettamente il diritto. Però caro consigliere Iannello, caro Carlo, ti ricordo che sul tema della bonifica tu dici le priorità sono bonifica e risarcimento. Sono i due atti più importanti che alla fine, sono i due atti più importanti che alla fine abbiamo cercato di fare. Uno, bisogna darmi atto di questa cosa, non ci sono, né il sindaco di Taranto l'ha fatto per l'Ilva, né il sindaco di Venezia, né di Termini Imerese. Quell'ordinanza ci è costata politicamente, forse mi è costata anche sul piano personale, forse me ne dovrò difendere per tanti anni, perché ho detto allo Stato e a Caltagirone, che non sono due soggetti neutri, diciamo, della storia del nostro paese. Uno è un soggetto privato, rispettabilissimo per carità, che però è stato indicato come soggetto inquinante, il TAR e il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, l'altro è lo Stato di cui oggi Renzi è Presidente del Consiglio, di cui espropria il Comune e fa entrare dalla finestra nuovamente lo Stato che ha inquinato attraverso Fintecna. Io non è che l'ho detto in un comizio, non è che l'ho detto nel Consiglio Comunale, non è che l'ho detto al bar, non è che l'ho detto in televisione, ho fatto un'ordinanza. E l'ordinanza è là, così come il patto che Renzi ha firmato il 14 agosto, l'ha tradito Renzi, perché il Presidente del Consiglio ha firmato un patto a Città della Scienza, ha firmato un patto con Caldoro e con De Magistris, col Presidente della Regione e col Sindaco, e guardandomi negli occhi mentre parlava a Città della Scienza ha detto: caro Sindaco, insieme ricostruiremo Bagnoli, caro Sindaco, insieme faremo in modo che Bagnoli rinasca. Io metto i soldi, come dice giustamente Ianni, metto i soldi perché ho il dovere di bonificare. E beh, dopo 20 giorni sì, che è successo? Questo ti cancella la città di Napoli, ti cancella i cittadini, ti cancella il Consiglio Comunale, ti cancella il Sindaco. E chi fa entrare un'altra volta nel decreto? Un commissario. E non mi interessa chi sarà il commissario. Può essere pure il miglior commissario di questo mondo. Non è il tema della persona. È il tema che noi non accettiamo che Napoli venga commissariata. Non accettiamo, perché noi saremo anche, come dire, non all'altezza di, come dire, della capacità del Presidente del Consiglio, che sicuramente è molto più bravo di noi, però noi siamo, come dire, stati eletti dal popolo. La Costituzione Repubblicana ci dice che il Comune di Napoli, con la sua rappresentanza del Consiglio Comunale, a decidere della propria pianificazione urbanistica, di decidere se vogliamo fare la spiaggia pubblica come abbiamo deciso, se vogliamo fare alberghi, vogliamo fare porti, vogliamo fare imprese, vogliamo fare ricerca, lo dobbiamo decidere noi, con la nostra dialettica, e noi non ci siamo sottratti, è vero, Moretto ha ragione, dobbiamo accelerare su alcuni punti, ma abbiamo fatto tante cose, e proprio quando potevamo svoltare, ci arriva l'esproprio. E allora io questo lo trovo un fatto molto grave, che ci deve far riflettere sul fatto che siamo noi che dobbiamo dimostrare al Presidente del Consiglio che siamo bravi. Quindi io non voglio oggi, come dire, fare un attacco al Presidente del Consiglio, voglio lanciargli una sfida, dire: caro Presidente del Consiglio, perché non convochi il Sindaco e il Consiglio Comunale, perché non ci sfidi su questo terreno dell'ordinarietà? Se poi noi non saremo bravi, non saremo capaci, saremo immobili, saremo altro, sarai tu a dire: guardate, io ho accettato la sfida del Sindaco e del Consiglio Comunale, ma chi non sa fare niente, non so buoni, non sono capaci. Io penso che la storia non è così. Io penso che siccome loro erano obbligati a darci 200 milioni di euro e siccome noi avevamo dato, come dire, la disponibilità, la capacità e la prontezza di procedere anche a delle varianti, evidentemente quei soggetti che dovevano pagare e che dovevano metterci soldi, come sempre dico, nome e cognome, cassa, deposito e prestiti, hanno detto: però la facciamo noi il progetto.
mica possiamo andare con sindaco di Napoli che poi c'ha magari delle idee che non ci convincono, o col consiglio comunale di Napoli, cominciano a cacciare a storella, quelli litigano sempre, non so buoni, il sindaco poi c'ha la maggioranza che... No, sfidaci, se poi non sarà così sarò il primo a dire, caro Presidente, avevi ragione, noi siamo in grado, siamo un'armata a Brancaleone. Secondo me non è così la storia, noi vogliamo fare una cosa trasparente. Caro consigliere Iannello, vedi, noi sbagliamo, però il Presidente del Consiglio ha tradito istituzionalmente la città di Napoli. Non siete riusciti a convincerlo manco voi. Io ricordo quando hai firmato quella lettera insieme a una serie di personaggi in cui facevi appello al Presidente del Consiglio affinché intervenisse per fare anche una variante al piano regolatore. Quindi noi secondo me ci siamo mossi su una direttrice diciamo di coerenza. Allora io invece sono convinto, perché questa chiudo su questo, questa esperienza di 3 anni e mezzo mi ha insegnato che questa città ha molte più risorse di quello che si può immaginare. Ha risorse nel popolo, e questo mese di sindaco di strada mi ha rigenerato moltissimo da questo punto di vista. C'è una città molto più matura di quello che si può immaginare, e non è la città di sinistra, attenzione, la città, sto dando il termine città, moltitudine, abitanti, cittadini, di cui ognuno ci può essere uno di destra, di sinistra, di centro, Movimento a 5 Stelle, che noi abbiamo il dovere di rappresentare in questo processo costituente anche chi qua dentro non c'è. Ma io credo che c'è anche un senso di responsabilità e di maturità anche tra le forze politiche. Io non mi è sfuggito, ho apprezzato gli interventi che i consiglieri metropolitani, tutti più o meno in rappresentanza dei gruppi, hanno fatto il giorno dell'insediamento. Io credo che noi oggi siamo pronti a una sfida, e siamo pronti a una sfida che fa tremare i polsi, perché guardate, io che francamente difficilmente, come dire, vedo montagne insormontabili, ma l'idea che noi il 1° gennaio ci consegnano una cosa di questa portata, senza un euro e senza l'allentamento del patto di stabilità, sì, io la trovo una cosa irresponsabile. Sì, sì. E noi dobbiamo, come dire, da questo punto di vista, chiamare il governo ad assumersi le sue responsabilità, ma non deve fare solo il sindaco o la mia maggioranza. Io mi auguro, allora io mi faccio garante, come ho detto, di questa fase, sia qui che lì, come dire, di ascoltare e tenere dentro tutti quelli che ci vogliono stare, perché a mio avviso in questa fase così delicata la città metropolitana non può essere oggetto di una prova di forza tra il centro-sinistra, bene comune, il centro-destra, ma altrimenti non ce la facciamo. Innanzitutto perché noi dovremmo far capire ai nostri concittadini di che stiamo parlando, quello che sta accadendo, quello che potrà accadere, le opportunità, ma anche il disastro che si può aprire. Poi come la gestiamo le scuole della provincia di Napoli? Scusatemi se nel bilancio sta scritto zero. Cioè, se questi non ci danno risorse, non ci allentano il patto di stabilità, ma come facciamo? Adesso il Presidente del Consiglio si inventa la local tax, perfetto. Io da più tempo lo dico che probabilmente noi ci dobbiamo preparare a un modello di città autonoma per vincere un'ulteriore sfida. Insomma, noi penso che abbiamo dimostrato che la responsabilità ce la sappiamo prendere, ce la vogliamo prendere, non ci sottraiamo. Certe volte ci carichiamo anche di responsabilità altre, però insomma adesso vorremmo anche essere messi nella condizione di assumere con dignità questo senso di responsabilità. Insomma, non ci si può abbattere sempre tutto questo addosso. Poi chiudo nel cogliere ovviamente l'invito. Io più volte ho chiesto, caro consigliere Borrello, comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, che il prefetto con molta sollecitudine, devo dire, ha sempre convocato, ne abbiamo fatti parecchi, e altri ne chiederemo. Per carità, se vuole venire anche il ministro dell'interno, che poi peraltro su Napoli ultimamente è stato molto sollecito su un paio di occasioni che ci hanno anche riguardato, sia nel chiedere rapidamente la mia sospensione andando nell'aula del Parlamento, sia immediatamente facendo appello al Consiglio di Stato. Quindi se con la stessa magari rapidità viene anche a Napoli a sollecitare, a mandare maggiori forze dell'ordine, non per arrestare il sindaco magari, ma per, come dire, per fare qualcosa in più per la nostra città, io che sono una persona intellettualmente onesta, non solo intellettualmente, sarò il primo a dargliene, come dire, riconoscenza. Ovviamente sarà il benvenuto, perché Napoli è una città che accoglie tutti, accoglie anche il Ministro dell'Interno. Grazie. Grazie Sindaco. Adesso abbiamo la mozione ai sensi dell'articolo 54.